Quando parliamo di fenomeno migratorio, di rifugiati e di accoglienza, il rischio frequente è quello di approcciare una questione realmente delicata con una scarsa conoscenza reale dei fatti. Il programma portato avanti dall'Opera Don Guanella di Nuovo Olonio, una struttura polifunzionale composta da un centro diurno per disabili, una residenza sanitaria ad essi dedicata assieme ad una casa per anziani e ad un centro di accoglienza per rifugiati, è un esempio di come ospitalità, integrazione e attività dei richiedenti asilo possano perfettamente sommarsi, creando una formula che, di fatto, funziona e alla perfezione. Da quanti anni siete attivi? Da 2014, penso 24 agosto 2014 abbiamo iniziato questo progetto, prima in collaborazione con la Caritas. Come congregazione penso che la risposta all'immigrazione fa parte della nostra risposta al bisogno dell'uomo in generale. I nostri ragazzi non sono i ragazzi che dormono 24 ore su 24 ore. Cerchiamo di dargli il senso di essere inserito nel contesto dove loro si trovano. Il progetto di inserimento lavorativo è soltanto il primo passo che gli ospiti compiono per poter entrare ad essere parte integrante della società, assieme all'apprendimento della lingua italiana che per i ragazzi presenti nella struttura rappresenta una vera e propria chiave di ingresso per un accesso non solamente lavorativo. E poi la possibilità di una concreta prospettiva professionale attraverso percorsi formativi e tirocini nelle aziende dislocate nell'area di Nuovo Olonio, realtà lavorative con le quali nel tempo si è instaurato un rapporto concreto e collaborativo. Oltre a questo, sono tre i programmi pilota che la struttura di accoglienza porta avanti con la collaborazione degli ospiti: la creazione e manutenzione di un giardino botanico, la realizzazione e il mantenimento di una superficie destinata ad orto ed un terzo progetto, il più giovane, denominato Free as a Bee, letteralmente libero come un'ape, finalizzato alla produzione del miele. Abbiamo la fortuna di vivere in un grande contesto verde, abbiamo un bellissimo giardino botanico molto ricco, con tante varietà, ed è il compito dei ragazzi che ospitiamo quello di occuparsi dei lavori quotidiani. Attraverso il lavoro quotidiano qui in casa imparano e acquisiscono nuovi saperi che poi possono sperimentare una volta pronti ad uscire sul mercato del lavoro. L'impegno e la disponibilità che i ragazzi del Don Guanella manifestano nel portare avanti tutto il loro operato del quotidiano sono davvero notevoli. C'è tutto un futuro da creare. Il dopo va costruito. Va costruito col tempo, va costruito con impegno, giorno dopo giorno. Per arrivare al dopo è necessario innanzitutto andare a scuola, imparare la lingua, perché senza la lingua italiana qua non si va da nessuna parte. Oltre a imparare la lingua, poi è necessario anche imparare un lavoro. Imparare a capire, aggiungiamo noi, ricordando che dietro a ogni individuo sta una storia, tutta da ascoltare. Nella servizio civile noi fai tante cose, tagliare un po' di erba, fai i giardini, fai qualche lavoro fuori, tagliare un po' di frutti, fai pulire le macchine. Aiutare i ragazzi per quando hanno loro bisogno, sì, aiutare loro. Anche il lavoro in fuori, tagliare l'erba, anche piante. La vita in Italia è molto semplice, molto buona per me, perché ho già fatto tante cose, anche io sto lavorando adesso. La vita qua è dolce per me.